Grazie. Buongiorno a tutti e parlo anche a nome del coordinamento Dontorta. Affrontare un'assemblea come questa, specialmente con un riflettore così negli occhi, è difficile. Non l'abbiamo fatta apposta. E sotto un certo punto di vista è anche un'esperienza interessante, perché è un teatro pirandelliano quello che stiamo facendo. Ci troviamo con un consiglio d'amministrazione che non conosciamo, con un proprietario unico in pratica che sta seduto da qualche parte in platea, e noi che eravamo i proprietari di questa banca ora non siamo neppure più proprietari della sedia che stiamo calcando con le natiche in questo momento. Allora, al di là delle questioni tecniche circa l'azione di responsabilità sul quale vi sono stati precisi interventi che io mi sento di condividere, specialmente dei due colleghi che per primi hanno parlato, in merito alla limitatezza dell'azione rispetto al danno provocato dalla cattiva gestione degli amministratori di questa banca. Io però vorrei fare un passo avanti, perché probabilmente la cattiva gestione non si è fermata nel 2014, ma è andata anche oltre, perché la grossa crisi della banca è venuta con la valutazione a 0,10, e la valutazione a 0,10, che non è ancora mai stata tecnicamente spiegata se non con un'affermazione che è un valore di mercato, però anche i valori di mercato seguono delle regole, è lo scoglio contro il quale noi ci siamo incagliati, anzi abbiamo fatto naufragio, abbiamo perso tutto con quello 0,10. Ma quello che è più paradossale di questa assemblea, dove, ripeto, noi stiamo parlando di un consiglio d'amministrazione che non conosciamo, che non abbiamo eletto e che probabilmente non farà i nostri interessi, perché è stato eletto dal socio unico che rappresenta il 98% degli azionisti. Effettivamente il signor Gallo che mi ha preceduto ha centrato il problema, noi stiamo perdendo il nostro tempo, è un'interessante passerella per tutti coloro che passano da questo microfono, è interessante per voi che state ad ascoltare, ma di utile c'è gran poco. Perché i quesiti fondamentali che noi avevamo posto come soci già dal dicembre e dal novembre 2015 rimangono tuttora inevasi. E quindi rivolgo direttamente a